Amici appassionati della Giovane Italia, qui per voi Matteo Bigliotti, pronto a raccontarvi quelle che sono state le emozioni di Lecco Cagliari Under 15, gara valevole per la seconda giornata di campionato che si è disputata al campo Albione di Lecco. Il direttore, il signor Roberto Fregola di Gallarate, i padroni di casa che scendono in campo dopo il pareggio per 1-1 contro il Monza, in gol Pupo. Non è bastato però per portare a casa i tre punti per i ragazzi di Giancarlo Robbiati, che sono stati presi nel recupero dal gol di Granata. Proprio Pupo, autore della prima rete in campionato dell'Ecco, titolare inamovibile nel tridente offensivo composto anche da Bonacina e Conè. Il Cagliari alla sua prima uscita stagionale, esordio rimandato contro l'Hellas Verona in data 25 ottobre, che si schiera con un 4-3-3, il capitano Pibiri al cerchio di centrocampo, supportato da Bellofiore e Mulas. Semaforo verde dunque, è tempo di giocare. Il primo tiro in porta della partita è ad opera del Cagliari, calcio di punizione, Pibiri lascia a Piredda, il suo mancino non impensierisce però Zuzzi, che blocca facilmente. Risponde presente Lecco con questo lancio in profondità per Ahmed Islaime Kone, che è bravissimo a puntare Kamba. Lo salta in velocità, gli si pone davanti anche So, rientra sul destro Kone, poi calcia verso lo specchio. Ricevuti, risponde presente e para, non è finita. Pupo se la sposta sul mancino, salta un avversario, va con la conclusione, il suo sinistro stretto però è parato da uno straordinario Ricevuti che mette in angolo. Il capitano Procopio batte questo calcio di punizione, dice ai suoi di salire, poi vede la sovrapposizione di Gatti. Il cross in mezzo, allontana Kamba come può e poi Kone al volo manda a lato. Primo tempo che finisce a reti bianche. Nella ripresa Loverde batte questo calcio di punizione, non ci arriva Procopio di testa. Garau gira, non trova però la porta. Insistono i ragazzi di Truduso, rimette in mezzo questo pallone. Male qui Loverde che non aggancia, poi però è bravo ad aprire sulla destra per So. Se ne va via, azione quasi da calcetto, non inquadra lo specchio. Sospiro di sollievo per Zozzi, che vede la sfera spegnersi sul fondo, come in questa occasione su calcio d'angolo. Kamba stacca anche bene. Il colpo di testa però non è un granché. Da corner a corner ci prova anche il Lecco. Ciglione di testa, colpisce un compagno, ovvero Stragai, poi arriva dalle retrovie Apollo, il suo mancino esce ampiamente alla destra di Ricevuti. L'ultima occasione del match è per i padroni di casa. Procopio bravissimo a pennellare questo pallone per Apollo, che impatta. Non riesce però ad impensierire Ricevuti. Apollo va da Conè, prova ad avvicinarsi alla porta difesa da Ricevuti, viene però chiuso. E su questa ribattuta c'è il triplice fischio del direttore di gara, il signor Roberto Fregola. Non c'è più tempo per altre emozioni. Lecco Cagliari finisce 0-0.